Benvenuti amici svapatori, ma soprattutto amiche svapatrici, ma sottolineerei soprattutto amici svapatori, visto che anche oggi siamo in compagnia della nostra meravigliosa Elena e comunque benvenuti alla vostra allegorica, meravigliosa, affascinante, conturbante, simpaticissima papilla assoluta. Dal vostro Emi. E dalla vostra pupillina Elena. Papilla numero. Allora, oggi siamo qui per recensire una linea di liquidozzi americanozzi. Che sono i Graham Central Station, fatti in tre versioni diverse. Quello classico con base graham cracker ricoperto da un delizioso gelato alla vaniglia e cioccolato. Abbiamo quello sempre con base graham cracker ricoperto di gelato alla vaniglia, mirtilli e more. E infine quello che a me per adesso ispira di più, che è il solito graham cracker che ancora dobbiamo scoprire realmente cosa cacchio sia, ricoperto da gelato alla vaniglia, cioccolato, noci pecan e burro. Senti come suona bene. Bene, Liquidi che ci sono stati gentilmente gentilmente donati donati. dalla nostra amica Giordana. La cipolla. Esatto, e quindi al liquido donato, come sapete, non si guarda sotto il tappo, quindi noi il tappo lo toglieremo e andremo direttamente, Grazie, Jordi. grazie cipolletta. Ah Inizia no, no, quello no, 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 quello normale, normale, brava, vedi, volevo vedere se eri attenta. no? Vai. Allora, guarda, l'ho appoggiato Il un Grand Central attimo. Station, classico, diciamo. Se riesci a svitarlo, Sì, gentilmente. eccolo Di solito sono io qua. quello che ha dei problemi seri, Questo non è è per pure l'altro. Sì. Beh, l'odore posso dire che è molto buono. È leggermente alcolico, si sente la vaniglia, la bomba. È un po' il cioccolato. Un po' tondo, però. Lo senti il cioccolato? Sì, cioè, sono d'accordo Si sente un bel. dell'alcolico. Sì, sembra leggermente alcolico. Comunque Sembra leggermente si sente alcolico, più che altro la vaniglia, sì, no? è un Grazie, pochino il cioccolato. gentilissima. Digito papigliamolo. Devo dire che il sapore è molto gradevole. Sono dei 70-30, Sono degli 80-20, mi sa. Ah, di 70-30 a nicotina sì? zero. Perfetto. Pensavo 80-20, non so perché. Vabbè. Comunque, Sente la vaniglia? la vaniglia Al si sente gusto? tantissimo. Però sento anche un po' di cioccolatino anche alla papilla, eh? Io lo Sì, sento. un po' più blando però. Ma andiamolo a drippare, perché a noi non ce ne frega una fava dell'odore. Cioè, oddio, ce ne frega, ma Ma è crepa. cioccolato al latte o Adesso condensato? un Non attimo, che sa. alla fine della recensione chiamo Vabbè, lei. fa Non lo sta stesso. chiedendo, No, chiede beh, alla era per non recensione. dire. Chiamo in azienda, chiedo se è cioccolato al latte o cioccolato. Secondo me è al latte. Poi, Vediamo. vabbè, Non ragazzi, diciamo. adesso si sta prendendo un po' troppe libertà la nostra papilla ancora. Beh, allora, dolce dolce, e Ma già sì, è bello per dolciastro, me siamo a buon punto perché già se il liquido è dolce. Allora, il graham cracker non so che sapore abbia, ma no, si sente sì, questa no, si base sente, biscottosina, sì, biscottosa burrosa, burrosa, dai. burrosa, si sente, e comunque si sente un po' tutto, è molto molto equilibrato. Devo dire la verità, non è di quelli proprio che spaccano, che spingono, diciamo, non c'è una cosa che esce più Sì, però dell'altra. comunque si sente un po' la vaniglia, si Sì, sente c'è cioccolato. leggermente il cioccolato, sì, dai. Non è troppo forte. Però io Penso sono anche un sapore di latte, più che sento. altro E comunque. infatti, avevo detto cioccolato al latte perché sono un po'... Cioè, Quindi non mi sembra cioccolato molto... dolce. Sì. Vuoi rubarmi il posto, ragazzi? La papillina Comunque dai, la buona. base biscottosa burrosa secondo me è la parte che è fondamentale, che si doveva sentire, quindi sentite poi questa aromatizzazione un pochino alla vaniglia, un po' al Io cioccolato, devo dire ci che mi sta, piace buono. molto. Mi piace molto. Passiamo un Sì, altro? sì. Vogliamo passare un altro, poi una votazione? Cosa Sì, dai, dici? passiamo alla variante. Buono, questo mi Alla piace. mirtillosa? È molto gradevole comunque. Ti arriva Beh, all'odore è mirtillo. predominante proprio la bacca, mirtillo, mora, quel che sia.
Alla digito papilla, allora vi ricordo naturalmente che la prova digito papillare è l'unica prova digito papillare riconosciuta in tutto il territorio UE. Allora il fatto si sente molto il mirtillo. Sì, si sentono le bacche, sì. Invece alla digito papilla si continuano a sentirsi le bacche, ma si sente anche la vaniglia. In questo sì, anche è vero. Si sente meno la base e un po' più l'aromatizzazione. Esatto, esattamente. No, beh, la frutta si sente molto sia il fatto che la papillò. Elena, se vuoi svapparmi in testa, non mi sembra carino nei miei confronti, però non c'è spostare. Beh, tieni, tesoretta. Intanto lo assaggio. Assaggialo. Cacchio. Beh, allora, sai che questo qua ci dà della sua nonnina? Allora. Più dolce dell'altro, secondo me. È più vanigliato, si sente di più il gelato alla vaniglia, il graham cracker qui va un po'... Sì, la base viene un pochino sovrastata, coperta dal resto degli aromi. E c'è questo sentore di mirtillo... Si sento proprio il mirtillo, sento tanto il mirtillo, ma lo sento in modo adeguato. Cioè, lo sento. Sì, non è invasivo. No, perché effettivamente alle volte i frutti rossi, i mirtilli così, tendono al chimico, tendono a dar fastidio. Questo qua invece, devo dire la verità, è una gran figata. Secondo me è molto buono questo, mi piace molto. Senti il bosco. Elena, senti il bosco. senti esattamente il bosco. Il boschetto della tua fantasia. Ma perché? C'è un vecchio di Nicoletti un po' morti. Vai, non puoi sentire il bosco? No, molto buono. Confermo che è più dolce dell'altro. Il primo si sentiva un po' il black cracker, la base. Qua invece non si sente per niente, però anche se, c'è quel gusto. Anche se l'esalazione, devo dire la verità, un po' rimane. No, un po' di biscottino rimane. Però diciamo quello che predomina è la vaniglia e... quel sentore di mirtillo che ci sta come il cacio sui maccheroni. Sì, se avessero messo il cioccolato forse qua avrebbe perso completamente. Quindi... Buono, molto buono. Bene, non ci rimane che assaggiare l'ultimo di questa straordinaria linea americana, che è il Central... Il Grand Central Station Butter Pecan. Butter Pecan. Questo ritorna ad essere un po' alcolico. Si vede che il cioccolato, che cosa hai fatto? Te lo sei sparato nel naso? Però non è male. Non è Vix Vaporub. Beh, è buono però. Sì, in effetti sembra, tende un pochino all'alcolico anche questo, però è... L'unico che non tendeva all'alcolico era quello al mirtillo e mora, però quello lì... Però è buono, mi piace. Probabile che fosse cioccolato. Vai. Non è sempre male. Vabbè, ovviamente. Fa lo stesso. Mara. Grazie, digito papilliano. Più amaro. Più amarognolo. Beh, c'ha un po' l'amarognolo del noci pecan, sicuramente. Già non sto più capendo una fava. Sì, forse la nota della frutta secca. Sì. Ma è veramente impercettibile. Sì, rispetto agli altri sicuramente il meno dolce alla digito papilla, però... Scusa. No, figurati, fai pure. Vuoi farmelo in faccia la prossima volta? Andiamo a tripparne un pochino. Vai, dopo ne parliamo. Io ho già assaggiato. Hai già assaggiato? Allora, ti dirò che a me questo è quello che mi piace di più. Piace di più? Sì, mi piace molto molto. Beh, molto buono. Qua sento tanto la base gran. Si sente... Qua ritorna un pochino fuori la base gran, biscottosa, burrosa, ovviamente. Sì. E a me piace molto l'aromatizzazione con...
Ecco, avrei voluto sentire di più la noce pecan, un pochino di più, ma proprio, guarda, bastava un non nulla, un proprio, non so. Ma è buona, sì, è buona. A me piace molto, è molto dolce, e però si sente anche un pochino quella. Sì, nota, non me l'aspettavo di... così dolce dalla digite papillare. Quella nota di secco della noce pecan. Sì. Buono! Sì, forse è il più. Ma dai, il secco glielo dà un po' la noce sicuramente, però nonostante questa secchezza appena accennata, rimane comunque cremoso, dolce. No, non è male. Per il cioccolato qui non si sente, dovrebbe esserci il cioccolato. Sì, ma si sente di più nel leggermente. Si sente appena, un po' sente anche la vaniglia un po', forse perché naturalmente sono le noci, quindi è coperta dal resto. Bene, detto questo, direi che possiamo passare a una valutazione. Allora, ma sai che sono tutti buoni a loro modo? Perché hanno tutti una loro peculiarità. Sono tutti buoni. Allora, se sì, posso... perché... Vai. Se posso dire, io dillo, ho il Graham Central Station, quello normale. Io darei un mezzo punticino in meno rispetto agli altri. Gli altri due mi piacciono di più. Quindi darei un... Io se devo dare un voto darei un 8 a quello normale. Wow! Sì. Alto! E un 8,5 anche a quello ai mirtilli, sì, sono molto e buoni, a quello alla noce pecan, che sono un po' più dolci. Buoni. Io sì che mi trovo in difficoltà. Vado prima di? Come tu. Allora, io do a quello standard un 7,5, mentre quello al mirtillo un 8 e quello... con le noci un 8, sì, rimango su 8 e 8 e 7,5. Sì. Io invece sono in linea col tuo pensiero, forse farei un 7,5, un 7,8 alla Graham, quello basico, poi darei un 8 pieno al mirtilloso. Sì. Perché proprio è equilibrato bene l'aroma proprio della frutta. E quello non ci pecan? E quello non ci pecan, sì. È quello che alla fine è quello che preferisco per i miei gusti, quindi darei un 8,5 anch'io al... Dai, quindi siamo più o meno equilibrati nelle valutazioni. Sì. Diciamo che c'è quel mezzo punto, poca roba. Per quelli aromatizzati al mirtillo e al noce pecan. Comunque buoni, mi piacciono molto. No, ma poi lasciano anche... Lasciano qualcosa in bocca, perché cioè sono dolciasti, lasciano corposi e lasciano, sì, sono belli, sono presenti. No, ripeto, è un buon grano. Detto questo, sì, noi naturalmente vi invitiamo ad assaggiarvi e a darci i vostri pareri. Vi naturalmente invitiamo a mettere un bel mi piace alla nostra pagina, al nostro gruppo. Quindi iscrivetevi al gruppo della Papilla Assoluta Crew. Che è molto importante. Mettete un bel mi piace alla pagina Facebook. Ah, tu e l'altra. Sì. Mettete un bel mi piace alla pagina Facebook di Joe Svappo, alla pagina Facebook della Papilla Assoluta. E iscrivetevi al canale. Assolutamente. Dell'assoluta. Assoluta. Su YouTube. Lì, mi raccomando, ci teniamo tantissimo. E anche su Instagram. E anche su Instagram, sì. Ma guardala com'è preparata. Sembra quasi tu abbia studiato. Bene, cari amici svapatori, ma soprattutto cari amiche svapatrici, direi che per questa recensione è tutto e noi come sempre vi salutiamo con un caloroso ma soprattutto vaporoso abbraccio. Ciao!